Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare la prediction della classifica di Serie B 2024-2025. Ci tenevo a precisare che questa prediction l'ho fatta prima dell'inizio del campionato, poi sono andato in vacanza e non ho avuto modo di portarvela sul canale. Infatti vedrete delle, diciamo, discrepanze dalla mia prediction della posizione attuale della squadra in classifica momentaneamente. Io direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito con la 20ª posizione. 20° posto per me, una neopromossa, la Juve Stabia. La Juve Stabia non si è rinforzata molto questo mercato. Sì, come tutte le squadre di Serie B ha preso molti giocatori in prestito. Magari quelli più importanti sono i due portieri, Demba Thiam e Matosevic, che hanno comunque un po' di esperienza in Serie B, ma nell'attacco vedo solo Candellone di importante, ma non lo so, non so cosa può fare questa Juve Stabia. Come vedete io l'ho predetta 20ª, ma ora in campionato è seconda. 19° posto, un'altra neopromossa, la Carrarese. La Carrarese sì, un po' lo stesso discorso della Juve Stabia, Bleve, Hermansson, sono un po' questi gli acquisti importanti. E poi c'è anche Capello e Finotto, che comunque... Ma Calabro è un allenatore che non ho mai sentito e non lo so, non credo possa aiutare molto la Carrarese. Non so come me la vedo la Carrarese. Al 18° posto io ci metto il Cittadella, perché è... lo stesso, ed è sempre lo stesso Cittadella, non fa acquisti upgrade, ecco, non fa upgrade. Quindi secondo me il Cittadella l'anno scorso si è salvato all'ultimo, secondo me quest'anno non credo che riuscirà a farcela. L'allenatore Gorini, sì, ha un po' di esperienza in Serie B, ma secondo me non basta per il Cittadella. Al 17° posto ci metto il Südtirol. Non mi convince molto la rosa del Südtirol, non ha fatto molti acquisti, è un po' come il Cittadella, magari sì, quelli più importanti, forse Cepitelli che è diventato un po' vecchio e magari anche Mallamo e Arrigoni, ma del resto Südtirol che a me non mi convince, non so cosa può fare in questo campionato. Al 16° posto invece, quindi diciamo quella che affronterebbe il Südtirol ai playout, metto il Mantova. Secondo me il Mantova non può andare molto avanti con la rosa che ha adesso. Il colpo più grande che ha fatto sarà sicuramente quello di Aramu e anche magari il Mancuso. Del resto però in porta Festa ha avuto fatto un po' di esperienza col Crotone, ma era da turnover. Secondo me non è un buon portiere titolare. Del resto c'è anche Solini, De Maio, ma comunque secondo me il Mantova può magari salvarsi, ma non può puntare una salvezza tranquilla, magari appunto passando proprio dai playout. Al 15° posto, quindi salva per un pelo, metto la Reggiana. Una rosa, secondo me la Reggiana è un po' una squadra traballante, non so cosa aspettarmi, ecco. Di giocatori importanti si è arrivato Brecalo, che però si è subito infortunato, un prestito. Fontana Rosa dall'Inter, che secondo me è un ottimo giocatore. Stulak dal Palermo, Portanova dal Genoa. Insomma, la Reggiana ha una buona squadra, ma sinceramente non so cosa aspettarmi. Sicuramente mi sto sbagliando di grosso, anche perché ora la Reggiana è seconda, quindi... Al 14° posto una squadra che l'anno scorso si è salvata e quest'anno si salverà di nuovo, sempre con molta difficoltà. Sto parlando dei Liguri, lo Spezia. Lo Spezia ha anche lei una buona rosa, i giocatori più eclatanti, possiamo dire, e Gori, che ha avuto molta esperienza in Serie B col Perugia, ma anche Sar per la Porta, quindi secondo me lo Spezia è a posto. Poi vabbè, c'è Salvatore Esposito come mediano, che a me piace molto come giocatore. Poi c'è l'altro fratello Esposito, Francesco Esposito, ma
Del resto lo Spezia non ha una rosa così wow. L'allenatore D'Angelo è un allenatore che ha molta, molta, molta esperienza in Serie B. Basta vedere quello che ha fatto col Pisa, quello che ha fatto col Pisa in 4 anni. Quindi, secondo me, l'esperienza, l'allenatore in Serie B ce l'ha. Al 13° posto il Cosenza. È un po' lo stesso discorso che abbiamo detto poco fa sul Cittadella. I giocatori sono sempre gli stessi. Però, dato che il Cosenza l'anno scorso ha fatto bene, io credo nel Cosenza, anche perché Alvini è un allenatore che in Serie B ci sta bene. Unico avvertimento per il Cosenza è che su quanti giocatori c'hanno? 30 giocatori, 21 sono in prestito, solo 9 sono proprio a titolo definitivo, quindi è un po' complicato per il Cosenza. Non lo so cosa succederà l'anno prossimo. Si ritroveranno con 9 giocatori? Non lo so. Al 12° posto metto la mia squadra preferita della Serie B, il Bari. È la squadra a cui sono più affezionato. Dopo la stagione dell'anno scorso, che io reputo già in Serie C, io reputavo che era già in Serie C, cioè non. Anche se per differenza reti o scontro diretto, ora non ricordo, si è arrivata ai playout, ma secondo me quella squadra era già retrocessa. Dopo la catastrofe della scorsa stagione, io voglio dare fiducia a questo Bari. Si è rinforzata, si è preso Radunovic, ad esempio, che era il secondo portiere del Cagliari. Non è male. Un altro giocatore, ad esempio, è Cesar Falletti. Sempre in prestito dalla Cremonese, vabbè, quello non stiamo più a dirlo. Sibilli, Sgarbi, Lasagna, Novakovic, Favilli, Caputo, visto che hanno preso dagli svincolati, e Moreno Longo, che è un buon allenatore per la Serie B. Secondo me il Bari può far qualcosa. È vero che ora è 19°, però chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Comunque io vi giuro che è impossibile registrare a settembre, perché questo video è iniziato fine agosto, ora è il 2 settembre, ed è impossibile registrare senza una finestra aperta, quindi vi chiedo scusa se si sentirà qualche rumore, però tutto chiuso, muoio di caldo, soprattutto qui al sud. Va, andiamo avanti che è meglio. Allora, all'11° posto c'è il Modena. Che l'anno scorso ha fatto bene, è arrivato se non sbaglio decimo. E la rosa è buona secondo me. Zaro, Gagno, comunque sono sempre quelli. Gagno è un buon portiere secondo me. Caldara è arrivato dal Milan, che anche se è un po' vecchio, comunque rinforza. È un giocatore esperto. C'è Botteghin dall'Ascoli, Palumbo, Duca, Caso. Pedro Mendes, che secondo me è stato il colpo migliore per questo Modena, insieme a quello di De Frel. Quindi secondo me il Modena può fare molto, anche perché con Bisoli, che è un allenatore espertissimo di Serie B, il Modena secondo me ce la può fare. Al 10° posto c'è il Brescia. Il Brescia è stata una squadra stranissima negli ultimi anni. Un playoff nella stagione 21-22, la retrocessione ai playout nella stagione 2022-2023, ripescata poi la scorsa stagione, ha mancato di poco i playoff, e io la metto decima perché sinceramente la squadra è un po' sempre la stessa. I punti di forza possono essere Mancini, Flavio Bianchi, che ho visto e comunque un po' di gol li ha fatti, ma anche Bjarnason. Insomma, il Brescia, Dijkman, Diallo. Insomma, il Brescia, non lo so, mi aspetto che può far bene. Anche perché, secondo me, Maran è un buon allenatore. Maran comunque ha avuto molta esperienza. È stato 2 anni col Catania, 4 anni col Chievo, 2 anni con il Cagliari. Altri due col Genoa, uno col Pisa e ora per il momento col Brescia. Quindi secondo me è un buon allenatore.
Al nono posto abbiamo il Frosinone. Il Frosinone l'anno scorso è retrocesso, secondo me ingiustamente. Secondo me poteva rimanere almeno un altro anno in Serie A. Comunque, detto questo, il Frosinone l'anno scorso aveva troppi giocatori in prestito, un po' come il Cosenza quest'anno, e ha dovuto, diciamo, rifare tutta la squadra. Detto ciò, ha preso un po' di giocatori che comunque per il campionato di Serie B sono buoni. Ad esempio abbiamo Cittadini, Biraschi, Siminski, Darboh, Machin, Garritano, che c'aveva già, Begic, Partipiro, Vernazze, Ambrosino. Quindi secondo me il Frosinone però non arriverà ai playoff, fuori per un pelo. L'ottavo posto è quindi al primo turno dei playoff troviamo il Catanzaro. Il Catanzaro l'anno scorso ha fatto molto bene, è riuscito ad arrivare ai playoff, alla semifinale. Quest'anno ha Pigliacelli che è un ottimo portiere e altri giocatori molto buoni come Scognamillo, Cassandro che secondo me ha esperienza, Petriccione che già aveva, Kastupias, Mamadou Koulibaly che secondo me è stato anche un grande colpo, Situm che già aveva, Demba Sek dal Torino, vabbè. Ah, insomma, molti giocatori buoni, soprattutto La Mantia, Pittarello e Iemmello. Secondo me il Catanzaro anche quest'anno arriva ai playoff. Al settimo posto troviamo la Salernitana. Io questa classifica ci tengo a dirla che l'ho fatta prima dell'inizio del campionato e diciamo non sto scherzando, quindi diciamo l'avevo fatta con ancora Dia in squadra e non credo anche altri giocatori. Dia è stato ceduto alla Lazio, quindi Dia non c'è più. Comunque la Salernitana rimane una buona squadra con Sini che di esperienza in Serie B ce ne ha. Torre Grossa, Valencia, Verde e poi ancora Soriano, Giulio Maggiore, Ghione, Stojanovic, Fiorillo e Sepe in porta, Bron. Secondo me la Salernitana, non dico che torna in Serie A, però almeno la finale dei playoff potrebbe raggiungerla. E voi mi starete dicendo, ma dov'è l'ultima neopromossa, il Cesena? È proprio qui alla posizione numero 6. Il Cesena, secondo me, può fare una ottima, ottima annata. Come giocatori buoni c'è Curto, c'è Mangra Viti, c'è Daniele Donnarumma, c'è Celia, o Celia, non lo so come si chiama, c'è Calò, Bastoni, Antonucci. Spendi e Carbò, che è una coppia che a me piace un botto. Quindi secondo me il Cesena può fare tantissimo. È una squadra che a me piace moltissimo. Mignani ha esperienza. Comunque quest'anno col Bari, ok, un po' nì. La stagione scorsa però è riuscita ad arrivare in finale e poi col Palermo è andato molto bene. Quindi secondo me il Cesena può fare molto. Il Pisa di Filippo Inzaghi al quinto posto. Il Pisa già con Filippo Inzaghi parte con una marcia in più, secondo me. Si aggiunge anche il fatto che ha Semperi in porta e altri giocatori come ad esempio Canestrelli, Caraccio, Alberoato, Esteves, Calabresi, Avilgard, Idrissa Touré, Maren, Tramoni, Leris, Moreo, Bonfanti, Vignato, ha un sacco di giocatori buonissimi e quindi magari non sarà Serie A diretta neanche tramite playoff, però come ho detto come per la Salernitana potrebbe arrivare magari una finale, una semifinale. Al quarto posto il Palermo di Alessio Dionisi. Il Palermo è un'ottima squadra, è sempre stata tra le top di Serie B da quando è salita e
Sinceramente non credo che quest'anno possa fare male. C'è Desplanche in porta che è una cosa, è un portiere secondo me buonissimo, anche perché cresce molto e anche su FIFA. Infatti, se faremo qualche carriera allenatore su IFC 25 lo andremo a comprare sicuramente. Gomis e Sirigu, quindi porta stanno messi molto 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 bene. E poi nel resto del campo Nicolau, Ceccaroni, Nedelcharu, Lucioni, Blen, Ranocchia, cioè Ranocchia, raga, Segre, Saric, Verre, Di Mariano, Di Francesco, Roberto Insigne, Brunori, Henry. Insomma, il Palermo è una rosa ricca e molto molto forte. Al terzo posto, quindi non è promozione diretta per pochissimo, la Cremonese. La Cremonese di Stroppa. Stroppa è un buon allenatore per la Serie B. La Cremonese ha comunque buoni giocatori, alcuni che si portava già dall'anno scorso, alcuni che ha comprato, ad esempio Fulignati, Antop, Locoisvili, Bianchetti, Quagliata, Sernicola. Pica, il Castagnetti, Collocolo, Maier, Milanese, insomma, la maggior parte dei giocatori è proprio della Cremonese, infatti è un po' lo stesso discorso del Cittadella di cui parlavamo all'inizio. La Cremonese è sempre la stessa, però questa rosa che non cambia molto fa bene in campionato e secondo me anche quest'anno farà bene, anzi molto bene. E al secondo posto, quindi ritorno finalmente in Serie A per la Sampdoria. La Sampdoria è 18ª ora. Però secondo me, cioè, sono le prime 4 giornate. Può essere che si riprenda, anche perché Silvestri in porta non è male, anche se è un po' vecchio, però non è male. Comunque ha anche Ravaglia, ha Ferrari, ha Veroli, ha Ioannou, a Barreca, De Paoli, Berezinski, Venuti, Matteo Ricci, Bellemo, Benedetti, Vieira, Casami, Vitale, Pedrola, Borini, Tutino, Coda, Lagumina, insomma, ne ha di giocatori. Secondo me, quest'anno la Sampdoria di Sottil può tornare in Serie A. Primo posto per il Sassuolo, secondo me torna immediatamente in Serie A, anche perché c'ha Fabio Grosso che per la Serie B è una garanzia. Consigli in porta, non se n'è andato, a Lovato, a Romagna, a Miranda, a Doig, Toyan, Missori, Boloka, Ghion, Carigara, Kumi, Obiang, Iannoni, e posso continuare. Thorsdale, Volpato, Lorente, Berardi infortunato. E non continuo perché sono veramente, veramente tanti. Il Sassuolo è una rosa piena, completa e fortissima per la Serie B, secondo me. Torna subito nel massimo campionato. È vero che è tredicesimo, però siamo solo alle prime 4 giornate, no? Questa per me è la classifica di Serie B 2024-2025. Ci tengo ovviamente a dire che è una cosa fatta solo per puro divertimento e non sono un esperto, cioè ci ho messo mezz'ora per fare la classifica. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, io vi ricordo di lasciare like per supportarmi, iscrivervi al canale e perché no, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Noi ci vediamo prossimamente con la prediction di Serie A. E novità, ci sono veramente quasi, mi manca pochissimo per iniziare coi video di FIFA. Quindi fra forse un mese ce la farò. Non lo so, vedremo, vi aggiornerò. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!